Per il futuro dell'ospedale di Ribera non è ancora il tempo di pensare al post-Covid. Così oggi il commissario dell'ASP Mario Zappia replica indirettamente alle recenti nuove richieste della comunità affinché al Fratelli Parlapiano torni l'attivazione del pronto soccorso generalista. C'è una tendenza magari sarà dettata dalla voglia di uscire fuori da questo benedetto Covid. Su Ribera, che cosa vogliamo fare di Ribera? Noi che cosa vogliamo fare di Ribera? L'abbiamo detto un anno fa, abbiamo già un programma ben preciso, ne abbiamo attuate alcune, stiamo proseguendo con i lavori, però non è questo il momento di pensare a post-Covid, perché come vedete dai numeri che vi ho detto, il Covid è ancora in mezzo a noi. Ovviamente manteniamo ferme quelle che sono le nostre intenzioni e determinazioni che già sono concrete e concretizzate, alcune si concretizzeranno man mano che si allenterà questa morsa, per fare in modo che l'ospedale Ribera abbia una sua valenza e dignità provinciale e consenta di poter assistere alcune patologie che nel resto della nostra provincia non vengono garantite da nessuna struttura. Quindi manteniamo fede a quello che abbiamo detto, però dobbiamo ovviamente attendere che i tempi siano maturi per poterlo fare. Nel suo consueto punto settimanale diffuso oggi, poi Mario Zappia evidenzia come i numeri attuali in provincia di Agrigento siano ancora piuttosto alti, con almeno 700 nuovi contagiati in una settimana, col periodo post-pasquale che si sta rivelando complicato come previsto. Questa settimana il numero positivo è cresciuto quasi di 600-700 casi in più, quindi la conferma che il virus c'è. Così come da tenere sotto controllo, secondo Zappia, la situazione dei ricoveri stabili in degenza ordinaria, mentre in terapia intensiva, dove pochi giorni fa c'era un solo paziente ricoverato, adesso i posti letto occupati sono 5. I numeri lo confermano anche i ricoveri. I ricoveri continuano a mantenersi sempre sugli standard già visti per quanto riguarda la medicina, però di nuovo abbiamo la terapia intensiva che vede 5 posti occupati su 10, quindi questo conferma ancora la circolazione del virus che c'è e quando va a colpire quelle persone che hanno comorbidità o altre patologie, comportano chiaramente il passaggio nella terapia intensiva, che non è mai un passaggio indolore né da tenere in scarsa considerazione. Infine, Zappia ha evidenziato la criticità riguardante le vaccinazioni, dove c'è stato un rallentamento preoccupante. Siamo scesi al di sotto quota 1000 a settimana di vaccini, abbiamo 890 somministrazioni totali e abbiamo poche quarte dosi, abbiamo 237 quarte dosi. Vi dico subito che a livello nazionale la nostra regione non è messa molto bene. Vedete un'immagine in cui a fronte di un 40% oltre del Piemonte, un buon piazzamento della Valle d'Aosta, di Bolzano e dell'Emilia Romagna, la Sicilia è al di sotto con tante altre regioni come la Sardegna, la Puglia, è al di sotto del 10%. Che la lotta contro la pandemia sia tutt'altro che cessata è rivelato anche dal fatto che il governo ha prolungato il periodo delle restrizioni sull'uso delle mascherine. Per quanto riguarda il governo, in questi giorni, proprio ieri, ha fatto una norma che proroga l'obbligo fino al 15 giugno per aerei, treni, autobus, cinema, teatri, palazzetti dello sport e strutture sanitarie. Ha tolto l'obbligo per ristoranti, bar e negozi, ma questo non fa altro che confermare quello che noi ci siamo detti in tutte le salse. Noi non possiamo mettere da parte la nostra intelligenza, quindi aver capito e intelligere quello che è successo in questo periodo. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo di proteggere la nostra salute e la salute di chi ci sta vicino. Il gesto è semplice, sono le mascherine quando parliamo con tante persone, quando siamo in luoghi chiusi. Non abbiamo bisogno delle norme che ce lo dicono.